Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a realizzare quest'uva. Io prima di cominciare vi ricordo che iscrivendovi al canale e attivando la campanellina non vi perderete nessun contenuto. Inoltre, per aiutarmi a far crescere il canale, potete condividerlo con le persone che crediate possono essere interessate a questo genere di contenuti. Vi ricordo che collegato a questo canale YouTube c'è un gruppo Facebook al quale potete iscrivervi. In descrizione metterò appunto il link e nel quale potrete mettere i vostri work in progress, fare le vostre domande o semplicemente pubblicare i lavori fatti tramite questo canale. Per realizzare questi chicchi d'uva ho utilizzato le carbotello e come sempre la carta pastelmat. Non vi farò vedere tutti e quattro i chicchi d'uva, ve ne farò vedere uno soltanto, ma proprio per non annoiarvi, i successivi tre chicchi d'uva andrò semplicemente ad aumentare la velocità del video. Ma tutto sommato, utilizzando sempre gli stessi colori e lo stesso movimento delle mani, sarà sufficiente guardare il primo chicco d'uva per poter poi essere autonomi nel realizzare quelli successivi. Come vedrete già dal video, sto utilizzando della pastelmat color bianco. Qualora voi non l'aveste, vi consiglio di andare a realizzare prima lo sfondo, quindi andare a ricoprire lo sfondo di bianco per poi dopo andare a realizzare il soggetto, proprio perché avere uno sfondo bianco in questo caso ci aiuta poi con la tridimensionalità e con l'effetto delle ombre. Prima di cominciare, poi aggiungo anche la solita cosa che dico un po' sempre in tutti i miei video, che è quella che io guarderò l'immagine dal mio dispositivo che è settato in un certo modo e chiaramente da dispositivo a dispositivo, vedete, è molto azzurro il mio dispositivo, è settato sui colori freddi, da dispositivo a dispositivo l'immagine potrebbe cambiare, più che altro la colorazione potrebbe cambiare. Quello che vi suggerisco è anche quello di riuscire a cercare di percepire quali colori vedete voi sul vostro dispositivo e cercare di metterli esattamente per come li vedete, cosa che con l'esperienza poi diventerà sempre più facile. Io, come sempre, mi sono preparata la mia palette. Lo sapete che prima di iniziare un lavoro solitamente mi guardo bene l'immagine e cerco di selezionare determinati colori da mettere da parte per poi andarli a utilizzare via via lungo il disegno. Chiaramente può succedere che debba aggiungere dei colori o li debba togliere, proprio perché non c'è una regola ben precisa. Ma prepararsi prima la palette, quindi selezionare già da subito dei colori, è anche quello un esercizio per poi dopo imparare via via a vedere il colore, quello che c'è sotto, quello che c'è sopra, o immaginarsi le varie miscelazioni che possono poi essere utili al fine di avere il risultato più simile possibile all'immagine che abbiamo davanti. Io ho già riportato la mia immagine sulla carta pastelmat, l'ho fatto con la carta grafite e questo sarà più che altro un lavoro tecnico, diciamo così, e quindi andremo a cercare di mettere quanti più dettagli possibili all'interno del nostro disegno. Vedremo quindi come stratificare, come tenere la matita, la pressione da mettere e direi che secondo me possiamo iniziare. Quindi basta parlare, matita in mano e cominciamo. E allora con il 390, questo blu di Prussia, cominciamo a fare la prima stratificazione. Guardate come tengo la matita di fondo. Tenendo la matita così di fondo, chiaramente farò meno forza e rilascerò meno pigmento. Questo mi aiuterà a fare la velatura. Guardate anche come tengo piegata la matita sul foglio. Io la tengo, guardate anche l'ombra della mia mano, ve ne darò una percezione. La matita praticamente è quasi del tutto piegata, sdraiata sul foglio. Questo mi aiuterà non solo a ricoprire una zona più ampia, ma a mantenere sempre una certa leggerezza nel tratto. Come vedete, è vero che io rilascio del pigmento sul foglio, ma si continua a intravedere comunque la grana della carta. Questo perché cerco appunto di rilasciare quel colore necessario che mi servirà poi per dopo, per le varie miscelazioni, e così facendo non correrò il rischio di saturare e riempire fin da subito la carta, perché il problema di questo materiale è quello della limitazione, appunto, che noi abbiamo quando queste polveri vanno a riempire la grana e poi diventa molto difficile andare a lavorare perché non scrivono più.
torno a stratificare con il 722, questo grigio freddo, lo vado a mettere sulla mia uva, sul mio chicco, e cerco, nel mentre che metto la matita, il pigmento sul foglio, sempre di traverso, di girarla su se stessa in maniera da cercare di mantenere quanto più possibile la punta affilata. Non solo giro su se stessa la matita in maniera da mantenere la punta più affilata possibile, ma cerco anche di fare delle sorte di cerchietti, ovaletti, sempre tenendo la matita che sfiora appena il foglio, per cercare già di andare a creare una prima miscelazione col blu di Prussia che abbiamo messo in precedenza. Più la punta sarà affilata, più sarà facile andare a fare le miscelazioni, perché la punta farà sì che si sollevino le polveri che abbiamo messo già sul foglio, che si sono depositate all'interno della grana, e creerà in questo modo una sorta di miscelazione tra le polveri, e quindi si riuscirà a creare un colore miscelando i due colori messi. Quindi miscelando il grigio e il blu di Prussia. Ovviamente io non sto stratificando a caso, sto guardando l'immagine di riferimento, quindi laddove io vedo più pigmento di quel colore che io sto utilizzando vado semplicemente a fare una leggera pressione in più. Lì dove invece ho bisogno di rallentare con quel colore perché ce ne vedo meno, semplicemente cerco di fare un tratto meno fitto e cerco anche di alleggerire la mano, così da rilasciare meno polvere. Perfetto, mettiamo via questo grigio freddo e riprendiamoci il 390, il blu di Prussia, e continuiamo a velare anche con questo colore. In questo caso andiamo sempre a miscelare, sempre a fare quel movimento circolare per mantenere la punta più affilata possibile, ma anche andare a fare questi ovaletti, questi cerchi che ci aiuteranno a miscelare ancora una volta il colore. Andiamo a insistere di più, come dicevamo prima, laddove vediamo più scuro, per così andare già a ricreare delle ombre. Finisco di cercare di ricreare già una bozza di quelle che sono le ombre e mi prendo il 655, che è un rosso inglese profondo, comunque un color mattone, e inizio a fare anche un po' con questo colore qualche velatura, soprattutto guardando bene l'immagine di riferimento lì dove ce la vedo. Non è affilatissima, ma non importa, perché in questo momento qua avere le super punte, diciamo che si può anche farne a meno, anche perché appunto facendo la velatura e girando su se stessa la matita si riesce in un qualche modo a mantenere o a ricreare la punta stessa, perché si comporta la pasta, il matto, un po' come la carta vetrata. E si torna con il 390, quindi di nuovo il blu di Prussia, a insistere con le varie velature. Vedete che non è quanto io premo che fa la differenza, è quante volte io passo sullo stesso punto con questo movimento circolare. Questo movimento circolare che permette alla grana della carta di grattugiare, diciamo così, il pigmento e farlo cadere. Non premendo, io mi preservo comunque la mia carta, la mia grana, ma passando più volte sopra la stessa in maniera leggera farò in modo che la grana vada a frantumare questa polvere che si depositerà sul fondo della carta. Un'altra cosa importante, decidete dove guardare l'immagine di riferimento, se dalla fotocopia o dal dispositivo, perché chiaramente le immagini hanno delle colorazioni diverse e per esempio il dispositivo offre una retroilluminazione che renderà l'immagine più vivida rispetto invece a una fotocopia, che invece appunto renderà tutto un pochino più opaco. Mi vado a prendere il 545, questo verde chiaro. Con questo colore, sempre mantenendo la mano leggera e piegata sul foglio, cercando di non premere e andare a dosare quanto pigmento rilasciare, non con la pressione ma con i movimenti e il quantitativo di volte che si passa sullo stesso punto, io vado a ricrearmi già quelle luci che io vedo su questo chicco d'uva, lì dove il chicco d'uva chiaramente è più esposto alla luce.
E senza avere paura, cosa che hanno tutti nell'usare i colori scuri, io prendo il nero e vado già a insistere un po' sulle mie ombre. Manterrò la mano sempre leggera, tenendo la matita di fondo, facendo dei movimenti circolari, cercando di miscelare il nero che sto andando a mettere con i colori che abbiamo già messo sotto, in maniera che questo nero non sarà un nero puro, ma sarà un nero miscelato a queste tonalità che abbiamo già messo. E lo farò, se voi guardate come mi sto comportando, facendo una sorta di scarabocchio. Questo scarabocchio farà intravedere comunque in alcuni punti i colori che abbiamo messo sotto. Questo scarabocchio io lo utilizzo molto anche quando vado a fare gli incarnati sulle persone che hanno già una certa età. Mi vado a prendere poi il bianco, mi vado così a preservare in un qualche modo la mia zona di luce. Infatti, di solito dove c'è una zona in ombra, soprattutto in un qualcosa che è sferico, che comunque è tondeggiante, c'è sempre un filo di luce. Allora, in questo caso, io con il bianco mi vado a preservare la rotondità di questo lì dove c'è il profilo del cerchio, diciamo così, dell'ovale, dell'uva, questo punto di luce. Non ho messo direttamente il bianco, perché essendoci già la carta bianca si sarebbe persa questa luce. In realtà io sono andata con il bianco a riprendermi questo filo di luce passando però sui colori che abbiamo già messo, quindi ripassando con la punta del bianco sull'ombra che avevamo creato su quel lato dell'uva. Con il blu di Prussia mi vado a riprendere leggermente il profilo e vado sempre a rilavorare un po' per andare a riprendere questa ombra sopra il nero che avevamo messo. Sempre con movimenti circolari, io cerco in questo modo di andare a miscelare i colori che abbiamo messo fino adesso. Prendo il 440 blu cielo e anche in questo caso io inizio a stratificare e a velare lì dove ce lo vedo. Vedete che io non sto facendo una velatura su tutto il chicco d'uva, io sto velando, sto mettendo questo colore solo lì dove lo vedo, quindi un po' a macchia. E comportarsi in questo modo aiuta in un tal senso a non riempire e saturare da subito la carta, ma soprattutto a mettere con cognizione i colori, pensando già e prevedendo già quello che bisogna fare dopo al fine di tirare fuori le giuste colorazioni tramite le miscelazioni. Con questo colore insisto di più lì dove ci sono le luci e non passo chiaramente lì dove abbiamo fatto la zona d'ombra perché non ce lo vedo assolutamente. E vedete che comunque nonostante i colori che abbiamo messo vi fa capire quanto io sto premendo i colori, si continua a intravedere la grana della carta. E sempre con questo colore passo anche sopra il color mattone che abbiamo messo prima, il rosso inglese profondo, cercando di mantenere sempre la mano leggera e facendo sempre questo movimento circolare che va a sollevare le polveri e a miscelare i colori. E con il 390 insisto ancora e cerco a questo punto di rilasciare abbastanza pigmento da andare a ricreare per bene quelle che poi saranno le nostre ombre. E quando voglio rilasciare più pigmento, come vi dicevo prima, insisto semplicemente di più sulle stesse zone. Cerchiamo di essere, soprattutto se abbiamo usato la carta bianca, più precisi possibili nelle circonferenze, proprio per poi dopo non dover andare a intervenire con gomme o andare a pulire là dove abbiamo sporcato la carta.
Si cerca, guardando sempre le immagini di riferimento, di conservarsi le zone più luminose, tipo la parte superiore, a prescindere dai punti di luce che ci siamo già lasciati fin da subito. Nello stesso chicco d'uva ci sono dei punti in cui l'uva è più scura, è più macchiata, e in altri punti dove invece il colore è più leggero, è più azzurro. Quindi si cerca, passando sopra con il blu di Prussia al 390, di cercare appunto di tirare fuori quelli che sono le ombre, i colori scuri, cercando anche di conservare però fin da subito i colori chiari. Con l'oltremare medio, questo 430, andiamo a velare un po' dappertutto, lasciando sempre vuoti però i punti bianchi, quelli dove ancora c'è la grana della carta. Cerchiamo di fare dei movimenti sempre un po' circolari, mano leggera, matita tenuta di fondo, e sempre in questo caso, guardando l'immagine di riferimento, cerchiamo di rilasciare più pigmento dove vediamo di più questo colore e alleggerire la mano dove invece non lo vediamo o ne vediamo poco. Questa velatura che stiamo facendo con questo colore ci servirà e ci aiuterà a questo punto per andare a miscelare bene tutti i colori che abbiamo messo sotto e cercare di coprire quanto più possibile a questo punto la grana della carta. Coprire la grana della carta non vuol dire che io sto premendo, semplicemente, come vi dicevo prima, sto ripassando più volte sempre con movimento circolare in alcuni punti di questo chicco. E maggiore tempo impiegherete in questa fase, in questo momento, a fare questo lavoro, più sarete facilitati dopo. Infatti, non so se riuscite a vedere a schermo, come si vede la grana della carta in realtà dove ancora non ho messo questo colore, invece dove già la grana della carta sta scomparendo, lì dove sono andata a fare questa velatura. E vado a prendermi nuovamente il nero, con il nero che andrà miscelato con i colori che abbiamo messo fino adesso. Io insisto un po' di più e inizio veramente ad andare a ricrearmi le ombre, quindi mantengo comunque la mano leggera e cercando sempre però di ripassare più volte sui punti e facendo sempre un po' questa sorta di scarabocchio, io inizio a cercare di far uscire quest'ombra abbastanza forte che si vede su questo lato dell'uva, del chicco d'uva. Iniziamo a insistere con il nero e a schiacciare un po' di più. Teniamo la matita più in punta, quindi non la terremo più di fondo, ma ci avvicineremo alla punta, e iniziamo a spingere un po' di più sulle ombre. E cerchiamo di preservare e conservare la circonferenza del nostro chicco d'uva. E sempre con il nero, sempre facendo questo movimento circolare che va a sollevare le polveri messe, quindi a miscelare i colori messi, andiamo a insistere, guardando bene l'immagine di riferimento, sulle varie piccole ombre. Guardate questo scarabocchio che sto realizzando, non sto premendo, sto facendo una sorta, mi avvicino per farvi vedere meglio, di piccolo scarabocchio che mi va a ricreare queste zone più scure, ma non mi va a coprire del tutto quello che abbiamo fatto fino adesso.
proprio perché abbiamo pensato prima a fare quello che si vede sotto e poi via via a fare quello che si vede sopra. Quindi in questo modo io sto cercando tirare fuori questa trama che si vede, questa texture, diciamo così, che si vede sopra questo chicco d'uva, e a preservare grazie a questo scarabocchio e far uscire fuori tutti questi puntini, tutta questa trama che si intravede proprio sopra la superficie del chicco d'uva. Mi riprendo in mano il 655 rosso inglese profondo e mi vado a fare una leggera velatura, sfiorando appena il mio foglio con questo rosso inglese profondo. E la faccio un po' su tutto il chicco d'uva. Ci riprendiamo ancora una volta il 390, il Brut di Prussia, andiamo a fare un po' quello che stavamo facendo con il nero, quindi andiamo a realizzare con questo colore un po' questa trama, questo scarabocchio, per andare a cercare di ricreare questa texture, questa trama che si vede sopra il nostro chicco d'uva. Mi raccomando, nel mentre che facciamo questa cosa, ricordiamoci che avere una punta abbastanza affilata può essere di grande aiuto. Ecco, quindi cerchiamo di preservare, conservare o fare una bella punta per realizzare questa trama che stiamo facendo con appunto il Blu di Prussia in questo momento. Mi raccomando, prendetevi tutto il tempo necessario, non guardate la velocità con la quale io realizzo i disegni, ma prendetevi tutto il tempo che vi serve per poter fare bene la trama. Io sto andando, come vedete, a riprendere anche bene il profilo del mio chicco d'uva. È molto importante fare questo profilo e cercare di lasciarlo bello pulito, perché ci aiuterà poi a mantenere un grado di realismo sul nostro soggetto. Avere un profilo un po' a zig zag o comunque con degli scalini ci farà perdere inevitabilmente di realismo. E lavorando sempre con questo Blu di Prussia 390, io adesso vedete che ho avvicinato la mano alla punta, vuol dire che sto facendo più pressione e sempre cercando di fare questi cerchietti, questi ovaletti, questi piccoli segnetti, questi scarabocchi, e guardando bene l'immagine di riferimento sto andando a spingere un po' di più con questo colore. E mi riprendo in mano il nero e insisto ancora a scurire le parti più in ombra. E nel farlo, come vedete, cerco comunque sempre di dare una logica al tratto, quindi sempre con ovaletti, cerchietti, segnetti, cerco comunque di mantenere ancora quella linea di trama che abbiamo fatto fino adesso, per appunto cercare di andare a riprodurre
tutto quello che io vedo sopra il chicco d'uva. E mi raccomando, importantissime le ombre quanto le luci, perché saranno quelle a dare poi la tridimensionalità al nostro disegno. Quando andiamo a utilizzare il nero, mi raccomando, giriamo su se stessa, facciamo i cerchietti, non facciamo linee nette che vanno semplicemente a mettere il nero sopra il nostro disegno. Noi non vogliamo che esca un nero puro, noi vogliamo che questo nero sia miscelato, venga miscelato con i colori che abbiamo messo sotto. E per far sì che questo accada, bisogna con la punta andare a miscelare, appunto facendo questo scarabocchio e girando su se stessa la matita, per andare, come abbiamo già detto diverse volte in precedenza, a sollevare le polveri e a fare le varie miscelazioni. Questo chicco d'uva è molto bluastro, come quello accanto. Quegli altri sopra invece hanno una prevalenza di color mattone, quindi andremo a utilizzare molto probabilmente di più il rosso inglese profondo, anzi andrete a utilizzarli perché quelli li farete da soli, ma in linea di massima i colori che sto utilizzando sono questi. Ecco, poi sta anche a voi, se vedete dei colori differenti sugli altri chicchi di uva, provare a metterli, però in linea di massima la palette che ho pensato per questo disegno ve la metterò in descrizione. È questa qua che sto utilizzando anche per questo chicco d'uva. Cerco di fare dei piccolissimi segnettini appena appena appena, cerco di fare questo scarabocchio molto fitto ma molto sottile, proprio per andare a cercare, guardando l'immagine di riferimento, di ricreare un po' come abbiamo fatto fino adesso quella trama. E in questa fase in realtà è molto importante guardare semplicemente l'immagine di riferimento, perché tutto quello che io dico in realtà è basato su quello che io vedo e che anche voi vedete guardando l'immagine di riferimento. Quindi sì, guardate quello che faccio, ma la cosa fondamentale è anche guardare la vostra immagine per cercare di capire ancora meglio quello che io sto facendo. Mi riprendo il 722, questo grigio che abbiamo usato anche prima, il grigio freddo, e vado a ricrearmi delle sorte di puntini in alcune zone del mio chicco, e come vedete non tengo più la matita di fondo ma la tengo di punta, e vedete che giro su se stessa la matita, così da cercare di mantenere quanto più possibile la punta affilata, e vado a premere e cercare di ricreare questi puntini con questo grigio freddo. E allora mi sono persa ancora una volta un po' la circonferenza, vado a prendermi sempre il 390, il blu di Prussia, mi faccio una bella punta e cerco di andare a riprendermi appunto tutta la circonferenza del mio chicco d'uva, cercando di non appoggiare la mano sulle parti già fatte, e vedete che con la punta io cerco di andare a riprendere tutta quanta la circonferenza che si è un po' perduta. Mi riprendo appena appena con il bianco, il mio punto di luce che avevamo fatto prima, ma che si è un pochino annullato con gli altri colori. Allora, iniziamo a fare le gocce d'acqua. Lì dove abbiamo lasciato i nostri spazi bianchi, è arrivato il momento di andare a realizzare le gocce. Io vado con il nero a insistere, vedete che mi avvicino alla punta con la mano e vado a insistere nella parte, diciamo, sottostante alla goccia, per andare a ricreare l'ombra della stessa. Via via che facciamo l'ombra e si sale all'interno della goccia, si alleggerisce la mano. Poi io non so se lo vedete, il color mattone che abbiamo usato anche prima, il 655, io un po' ce lo vedo e lo vado a mettere, e con questo colore vado un po' a schiarire e a passare sopra l'ombra che abbiamo fatto e a sporcare un po' il bianco. Poi con il blu di Prussia 390 insisto sempre un po' a cerchietti, andare a schiarire un po' quel nero che abbiamo messo e a passare un po' sopra il rosso mattone che abbiamo appena messo.
Con il 722 e il grigio chiaro vado a questo punto a sporcare un po' la parte che è rimasta bianca della mia goccia. In maniera leggera ci passo ancora un po' sopra per cercare di delineare bene i confini della goccia con il blu di Prussia 390 e poi con il bianco io inizio a sistemare la mia goccia cercando di andare a ricreare i miei punti di luce in base a quello che io vedo sull'immagine di riferimento. Allora vedete che ho messo un po' di bianco sopra e un pochino di bianco sotto, dopodiché vado facendo dei piccoli cerchietti a miscelare il nero, il blu, il grigio che abbiamo messo prima sotto e a ricreare quell'effetto di goccia schiarendo determinate parti. E anche in questo caso si fa un po' fatica a spiegare cosa sto facendo, ma semplicemente la cosa giusta da fare è guardare un po' quello che sto facendo io, ma soprattutto anche in questo caso guardare l'immagine di riferimento. Vado a fare la stessa medesima cosa che ho fatto con la goccia sopra, anche sotto, quindi parto con il nero, vado a scurire con il nero la zona, poi mi prendo il 655 che vi ricordo essere rosso inglese profondo e vado a farmi con questo colore una leggera velatura, sempre miscelando, quindi facendo i vari cerchietti per andare a sporcare il nero, poi mi prendo il blu di Prussia e vado a sporcare due colori appena messi, sempre con i cerchietti, andando a miscelare il tutto e andando a scurire quindi quella zona che in realtà è la zona in cui c'è la goccia. Dopodiché vado a contornare la goccia con il bianco così da renderla, diciamo, sollevata rispetto al chicco e ecco qua, cerco di seguire il profilo e poi con il grigio, il 722, vado leggermente a lavorare all'interno della goccia così da renderla un pochino più realistica. Cerco di lavorare e sistemare anche questa parte qua che ho lasciato un po' indietro, con il bianco cerco di andare a correggere anche un po' quel punto di luce. Mi riprendo il nero e insisto un po' con l'ombra là dove la vedo, nella parte, ecco, sotto del mio chicco d'uva. E con il 722 insisto un po' in quella zona per andare a mettere in realtà quello che io vedo nell'immagine di riferimento. Mi correggo leggermente qua il profilo del mio chicco con il 390 che vi ricordo essere il blu di Prussia e poi torno a lavorarci sopra con il 722, il grigio chiaro. Concludo questa parte di profilo sempre con il nero per cercare di chiudere questo cerchio, questo ovale. E cerco nel mentre con il bianco di sistemare un po' questa goccia. Ok. E andrei anche un po' con questo grigio, sempre il 722, a schiarire un po' questo lato del chicco. E ci ripasso sopra per renderlo ancora più chiaro con il bianco, facendo sempre un po' la sorta di scarabocchio e cercando di illuminare appena appena questa parte qua del chicco d'uva.
E sempre con il bianco cerco, picchiettando un po' sul foglio, di ricreare quei piccoli puntini che avevamo fatto anche nel centro del chicco d'uva prima con il grigio. In questo caso lo sto facendo e l'ho fatto con il bianco su quella estremità. Mi prendo a questo punto il 560, questo verde foglia pallido, e inizio a lavorare sul gambetto che c'è attaccato al chicco d'uva. Metto questo colore un po' su tutto il gambo fino ad arrivare in cima, proprio perché tanto poi dopo andremo a lavorarci sopra con altri colori, e intanto mi faccio una sorta di prima velatura con questo colore. E cercando di utilizzare e mantenere sempre gli stessi colori all'incirca che abbiamo usato fino adesso, mi riprendo il 655 rosso inglese profondo e vado a cercare di ricreare questi piccoli puntini che si vedono, questi piccoli trattini che si vedono sopra il gambo. Con il mio piccolo 620, che ho quasi terminato, vado un po' a metterlo sul gambo nella parte superiore per andare un po' a dare questa tonalità un pochino più nocciola. Mi prendo un verde foglia, comunque un verde che sia tutto sommato abbastanza acceso ma abbastanza scuro, e vado a farmi solo lateralmente rispetto al gambo un po' di velatura, quindi sia all'estremità a destra che a sinistra, e cerco sempre guardando l'immagine di riferimento di salire su e mettere questo colore lì dove lo vedo. Con la terra di Siena Scura, il 685, cerco di insistere un po' sul gambo nella parte superiore e centrale. Cerco con il bianco in alcuni punti, ma sono veramente piccolissimi, di andare a schiarire, ecco, in alcune zone del gambo. E sempre con il 560, il verde foglia pallido, insisto un po' di più, quindi premo un po' di più in alcuni punti. Vado sempre con il verde foglia che abbiamo utilizzato prima e cerco di insistere con questo colore sul laterale del gambo. Insisto un attimo sulla circonferenza del chicco d'uva, ogni tanto perdo la circonferenza e la devo andare a ritrovare. Vedete che cerco di lasciare quanto più possibile pulito il foglio nei laterali, quindi lungo la circonferenza. È una cosa secondo me molto importante per questo tipo di disegno. E cerco lì dove avevamo fatto una linea bianca che andava a illuminare quel laterale del chicco d'uva di seguire bene il profilo, conservando però quella sottile luce, e continuo a lavorare un po' con lo scarabocchio su tutto il chicco d'uva. In questo caso sto usando, come vedete, il nero. Ci dobbiamo ricordare che questo è comunque un disegno, e che impiegare, investire tanto tempo sullo stesso disegno sicuramente ci porterà ad avere un risultato migliore, questo fin tanto che la carta ci consente di lavorare, perché come abbiamo detto fin dall'inizio, purtroppo con questa tecnica si può arrivare al punto che la carta si riempie talmente tanto di polvere che diventa difficile continuare a lavorare.
E mi riprendo di nuovo il 440, questo blu cielo, e cerco di insistere facendo dei puntini in alcune zone che sono rimaste più chiare, proprio per cercare di ricreare un po' questa illuminazione, questo azzurro che si intravede sul chicco d'uva. Vado un po' a smorzare questo blu cielo che abbiamo appena messo, sempre un po' con lo scarabocchio fatto con il nero della Carbutello, quindi sempre mano leggera, sempre un po' questa sorta di scarabocchio per andare un po' a spegnere questo blu cielo che abbiamo appena messo. Qui c'è una minuscola gocciolina d'acqua, vado con il nero a farmi un puntino, ci faccio un altro puntino piccolo piccolo sopra con il bianco e vediamo se riesco ad entrarci. Sempre con il nero cerco di andare sopra il punto bianco che ho appena messo, vediamo se riesco a ricreare questa piccola gocciolina che si vede a malapena, insisto un po' con un puntino bianco. Ok, direi che ci può andare bene. Vediamo se con questo blu, ecco, illumino soltanto un pochino il laterale, ma si vede talmente poco che voi direte: cosa sta facendo? Sto facendo una gocciolina d'acqua che si vede a malapena. Vedete che ho sporcato comunque un pochino il foglio. E dobbiamo cercare di essere quanto più possibili precisi sul profilo. Adesso io vado a ricrearmi un po' quella che è l'ombra. E inizio a ricrearla utilizzando il 390, quindi sempre questo blu di Prussia. Mi prendo poi il nero, ripasso sopra il 390 blu di Prussia con il nero per andare a insistere bene su quella che è l'ombra. Chiaramente quando vogliamo fare un disegno che sia quantomeno un pochino tridimensionale, come dicevamo prima, luci e ombre sono essenziali, ma anche l'ombra che è sotto l'oggetto, se lo si vuole rendere un pochino tridimensionale, è abbastanza importante, quindi va curata un po'. E con l'oltremare medio cerco di creare un po' quella sfumatura, vado a miscelare un po' sia il blu di Prussia che il nero che abbiamo appena messo. Ancora una volta il blu di Prussia, si cerca sempre di andare a miscelare i colori appena messi, cerchiamo di non appoggiare, mi raccomando, la mano sul disegno appena fatto, cosa che può succedere per evitare di andare a cancellare tutti i dettagli fatti fino adesso. Mi vado a prendere anche un oltremare medio chiaro, il 435, ma anche il blu cielo che abbiamo già usato, il 440, e insisto un po' a creare quell'alone che c'è intorno all'ombra. E con sempre il 575, comunque con un verde, vado ancora una volta a ricreare, a cercare di miscelare i colori per andare a cercare di ricreare quell'alone che c'è sotto il mio chicco d'uva. Quando io devo andare a ricreare un'ombra e quindi ho bisogno che l'ombra sia sfumata, perché l'ombra in realtà parte scura, poi quando si allarga va a diminuire di colorazione, per fare prima, visto che comunque non abbiamo bisogno di stratificare più di tanto, non abbiamo la necessità di andare a preservare tanto la grana della carta, prendo semplicemente uno sfumino di carta e vado a spingere il colore. O con lo sfumino, o con un pennello, o con un dito. Mi preparo quindi il bianco e l'avorio, che nella Carbutella è il 105, e vado a lavorare sempre ancora un po' su quest'ombra per andare un po' a schiarire questo alone, cercare di renderlo quanto più possibile realistico.
Nel fare questo alone ho perso un po' la circonferenza dell'uva e quindi io con il 390 sempre blu di Prussia vado innanzitutto a riprendermi la circonferenza persa e poi insisto leggermente un po' a riprendermi anche l'ombra che ho schiarito fin troppo. Vedo ancora un po' il chicco d'uva troppo chiaro in alcune zone, quindi io con il nero riprendo un po' a fare lo scarabocchio per cercare di andare a modificare quelle parti che secondo me sono ancora fin troppo chiare. Anche in questo caso lì dove è più scuro schiaccio un po' di più, dove invece più leggero il tratto schiaccio meno e cerco di dosare con la forza il quantitativo di pigmento. E sempre con il nero gioco un po', schiaccio, faccio dei puntini, faccio delle lineette, cerco di ricreare come abbiamo fatto anche prima un po' la trama di questa superficie. E sempre anche con i 440, quindi sempre ancora con questo blu cielo, vado sempre a farmi un po' questi puntini, questi segnetti lì dove io li vedo. E come fatto in precedenza, anche prima, sempre dopo aver messo il blu cielo, vado un po' a smorzare questo colore abbastanza intenso, sempre con il nero, andando a fare un po' di segni, di crocette, piuttosto che di scarabocchio sopra questo blu cielo che abbiamo appena messo. Vedete che ormai il nostro chicco ha preso completamente forma, chiaramente dipende anche tanto a video quello che vi faccio vedere anche dalle luci che sto utilizzando, però in linea di massima diciamo che il lavoro si può dire che sia praticamente quasi concluso. Se voi vedete in realtà il foglio che sto utilizzando a schermo, almeno dal mio dispositivo mentre sto registrando, io lo vedo quasi rosato, in realtà il mio foglio è bianco, semplicemente sto lavorando con un'illuminazione calda e questo fa sì che anche i colori che si vedono a video durante la registrazione possano in un qualche modo andare a modificare la percezione della colorazione della carta che sto utilizzando. Pensate quanto questo possa influire anche sui tipi di colori che stiamo andando a utilizzare. Continuo un po' a lavorare con il blu cielo, ho usato anche un altro blu, si continua con il blu di Prussia e si cerca sempre di mantenere quanto più possibile il profilo pulito del nostro chicco d'uva. La cosa più importante di tutto quando si decide di andare a riprodurre un'immagine è quella di guardare la propria immagine di riferimento, perché è quella che darà a noi le indicazioni necessarie al fine di realizzare il soggetto, proprio perché
ognuno di noi vede il soggetto da riprodurre con i propri occhi. Quindi, se noi andiamo a riprodurre un soggetto guardando l'immagine di riferimento, metteremo la nostra mano sul foglio. Se noi andiamo semplicemente a copiare quello che si vede fare da qualcun altro, andremo a commettere anche gli stessi ipotetici errori che sono stati commessi dalla persona che ha realizzato il soggetto e che voi avete copiato. E allora ho sporcato nel mentre che parlavo con il verde chiaro 545 un po' il profilo del chicco, e poi ci sono passate, ci sto passando sopra un po' con il bianco per andare ancora un po' a illuminare quella zona. Allora, noi potremmo continuare a dettagliare all'infinito, è un po' sempre il problema che mi ritrovo nel mio caso, è quello che vorrei continuare a dettagliare, ma a un certo punto, un po' perché la carta mi dice basta, non aggiungere più niente, e un po' anche perché ci stanchiamo anche di andare ad aggiungere dettagli su dettagli, a volte quasi invisibili, in realtà li vediamo soltanto noi, e quindi dobbiamo dire basta. Secondo me siamo arrivati al punto in cui questo chicco, lo vado ancora un po' a illuminare con il blu, però questo chicco si può dire che sia concluso. Io andrei a fare gli altri chicchi. La cosa che vi volevo dire è che, fatto questo chicco, ho pensato di non registrare in tempo reale anche gli altri, un po' perché può essere vista anche come sfida personale quella di poter provare a fare il resto del disegno da soli, un po' perché alla fine vado più o meno a fare le stesse cose che ho fatto fino adesso, quindi mi sembrava un po' eccessivo farvi vedere altri tre chicchi d'uva e altre 3 ore di video per fare semplicemente, insomma, questi 4 chicchi d'uva. Ecco, che ripeto, è più che altro un lavoro a livello tecnico. Quindi io direi che continuo ancora un po' a dettagliare. Se lo volete fare, continuate anche voi, e poi posso passare tranquillamente a farvi vedere il resto del video in timelapse. Thank you.
E vedete che sto ancora cercando un po' di aggiungere, togliere, lavorare con i bianchi, i neri, i blu di Prussia, tutti i colori che abbiamo messo fino adesso. Aggiungo soltanto un po' di caput violetto proprio sotto le gocce per dare quel tocco un po' violaceo che vedo. E vi ricordo essere il 642 qualora non l'avessi già detto. E continuo un po' a lavorare, mi riprendo sempre il blu cielo 440, insisto in alcuni punti per andare a illuminare sempre un po' in alcune zone del mio chicco d'uva. Vedete che ho lasciato una sorta di striscia più chiara che attraversa quasi centralmente il mio chicco d'uva nella parte superiore, e vado a continuare a lavorare sempre con gli stessi colori finché non mi ritengo soddisfatta. Sto andando in velocità proprio perché probabilmente voi vi sarete già fermati, o comunque se volete continuare lo potete fare. Queste sono tutte cose in più che in realtà appartengono al guardare bene l'immagine di riferimento e andare a cercare di replicare quello che si vede. E anche sempre un po' con il 545, il verde chiaro, provo ad andare a illuminare lì dove il chicco d'uva è un pochino più esposto alla luce, quindi anche un pochino sotto la goccia, e passando anche in mezzo a quella striscia più chiara che vi ho detto prima e che attraversa nella parte superiore un po' tutta la circonferenza del chicco d'uva. E torno anche un po' a fare i miei piccoli puntini con il bianco per cercare sempre di andare a ricreare un po' questa trama che abbiamo provato a fare fin dall'inizio. E quando questi puntini li vediamo che sono un po' troppo evidenti, o che comunque già la polvere inizia a essere troppo grossa, a rimanere troppo in superficie, andiamo un po' a tamponare con il dito per andare un po' a schiacciarla senza assolutamente strusciarlo sulla carta, quindi semplicemente tamponare per andare a spingere il pigmento all'interno della grana della carta. La difficoltà di realismo in questo tipo di disegno è anche quella che alla fine è un disegno abbastanza piccolo, ridotto, rispetto agli iperrealistici che siamo abituati a vedere, che noi vediamo a schermo, quindi ci aspettiamo che siano in un certo tipo di misura, non possiamo immaginarci che magari sono 2 metri per 3 metri, quindi semplicemente quando noi andiamo a fare un dipinto che sia grande, che sia molto molto grande, abbiamo più spazio per andare a fare il dettaglio, e questa cosa qua avvantaggia molto quando si vuole fare un dipinto iperrealistico. Di fatto noi stiamo lavorando con un materiale che si sgretola, che si polverizza, e di conseguenza abbiamo una difficoltà maggiore anche a fare il dettaglio piccolo. Ecco, nonostante ciò, questa è una superficie, una trama che si riesce comunque a fare abbastanza bene anche in una superficie abbastanza ridotta. E direi che da qui può partire tranquillamente il video accelerato, in maniera che voi possiate in autonomia realizzare i vostri chicchi d'uva. Spero di vederli presto sul gruppo Facebook, vi ricordo che in descrizione ne troverete il link per accedere, rispondete alle domande, accettate il regolamento in maniera da poter entrare a far parte del nostro gruppetto, nel quale ci teniamo compagnia colorando insieme. In questo gruppo troverete anche l'immagine di riferimento nella sezione file. Se avrete dei problemi o comunque avrete bisogno di supporto, vi sarà sufficiente creare un post e qualcuno vi risponderà. Inoltre, se avete suggerimenti, domande particolari, potete scrivere qua nei commenti, io ne sarò ben felice. Mi raccomando di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e di condividere questo tipo di contenuto con chi pensiate possa essere interessato. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona visione da qui alla fine. E ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. A presto!
Thank you.